Ciao a tutti ragazzi! Saluta lei per prima, io ho la maglia di Mulan per il 25esimo anno. Hanno realizzato un ornamento bellissimo di Mulan che avevo messo in carrello, l'ho pure preso, però dopo 2 giorni la Disney mi ha rimborsato dicendo che il prodotto era esaurito in magazzino. Quindi ci sono gli altri pezzi che ho preso in quest'ordine e cercherò ancora Mulan su altri siti e su altri canali. State sintonizzati. Ora apriamo insieme invece questo bel pacco appena arrivato, bello fresco. Ta-tam. Sta, diciamo, usando sempre carta riciclata della Disney. Vuoi aprire tu primo? Quella più piccola. No, sono tutte e tre uguali, stranamente. Allora, però certo, fammi vedere prima cosa c'è scritto qua. Ah vabbè, questo già lo conosci. Ok, apriamo. Piano piano, mi raccomando. Ah, questi qua li ho presi con lo sconto del 20%, perché per una settimana c'è stato il codice sconto Mickey 20, che è già finito. Infatti questa settimana c'è un altro codice sconto, però solo del 15%. Ma è uguale? Sì, io l'ho preso apposta perché mi piaceva e probabilmente lo regalo. Vabbè, li apro tutti allora. No. Sì, questo sì. È di nuovo l'ornamento dei topini di Cenerentola. Mi piaceva troppo e ne ho preso un altro per regalarlo prossimamente. Sì, vabbè, mentre parla, mentre lo guarda, io apro anche il secondo. Apro il secondo. E anche il terzo dopo. Attenzione, vabbè, sì, penso che sia dettagliato. Poi vediamo se c'è qualche difetto. L'altra volta non mi ero reso conto che Mowgli aveva un piccolo difetto. Qua c'è qualche sbavatura di pittura, però dopo lo analizzeremo meglio. Perché primo acchitto. Ah, ecco. Cosa? Questa è stata inserita successivamente, questa porta, vedi? Vedi? C'è sì. La fessura, quindi è stata inserita successivamente. Va bene. Questo personaggio invece è inedito, pure lo volevo perché mi piaceva tanto. Dalle molle. Apro piano piano. Ah, questo ci tengo tantissimo perché mi piaceva assai. Dal sito mi piaceva e l'ho preso. Ovviamente sto parlando di Vagabondo. Non si vede niente. Il Vagabondo. Forse, non mi ricordo il nome, aspetta, nel film. Boh. Con la B per inizia. Vagabondo. No, il Vagabondo però era... Poi non mi viene... Perché c'ho preso qua? Lei è Lilli, lui è Bibi, non è Bruno. Ma quanto sono carini questi cagnolini qua dentro, mamma mia! Oh, questi due sono bellini. Questi qua che stanno dormendo? Questi. Mamma mia, troppo carina, dal sito mi piaceva tantissimo, ma dal vivo... È ancora di più. È ancora più bella, mamma mia! Nel frattempo fai complimenti troppo. E io apro anche lo scherzo. No, va bene, sto... Arredo. È troppo bello. Dopo fai la clip dove metti tutti li metti tutti e tre insieme. La tip? Cosa sarebbe? Clip. Ah, la clip. Dai, su, non vedo l'ora. Questo pure è un altro. Ah, questa in realtà è una coppia. Ecco, già andiamo male. Però tu non conosci nessuno di questi cartoni, non l'ha mai visto per intero. Forse Cenerentola solo l'ha visto per intero, perché sì. Tua mamma ti avrà obbligato. Questo qua. Ti piace? Sì, bello. Questo è particolare perché la targhetta comprende l'indirizzo dove abita Oliver. E questo ovviamente sto parlando numero 35. Di Oliver e Company, sì. Vivono al numero 35 e sono contento anche per questa. Dai, presa in saldi è davvero carina. Il gatto è carinissimo. Il cane è poco competente, il però. Il cane, no, pure è carino, che rispecchia proprio il cartone animato. Quindi ha fatto 35 anni, pure Oliver e company. Allora, sono molto contento per questi acquisti, mi dispiace molto per Mulan che prima me la sono aggiudicata, l'ho messa nel carrello e poi dopo l'hanno annullata. Però, vabbè, non demorderò e la prenderò prossimamente. Intanto vi saluto e alla prossima. Ciao! Ciao!